Un parere su questo scorcio, su questo castello bellissimo e su questo bellissimo panorama. Ma questa è una delle innumerevoli bellezze che l'Italia ha. Noi non sappiamo quanto siamo belli, ma non solo per la natura, per la cultura, per la storia. Noi abbiamo un patrimonio infinito. Sembra quasi che gli unici che non sappiamo di averlo siamo noi. Una serata particolare con tanti ospiti importanti, insomma, atleti di livello internazionale, allenatori di grandi squadre, insomma, una bella serata, una serata bella per la nostra città, per Agropoli, che è sempre di più la città dello sport. Infatti Agropoli punta sempre di più sulle manifestazioni sportive, no? Sì, sì, punta tantissimo sulle manifestazioni sportive e è una bendunda, insomma, perché anche vicino a questo evento sono arrivate tante persone ad Agropoli, raccontavano da tutta Italia, insomma, sono venuti qui, quindi dormiranno qui stanotte, stanno qui, hanno conosciuto la nostra città e abbiamo ricevuto per l'acquisto della location tantissimi complimenti e ci fa piacere, vuol dire che abbiamo lavorato bene nell'acquisizione del castello. Presidente Ceruti, una serata di gala, tante personalità intervenute del mondo del calcio, del mondo del giornalismo. Sarebbe bello che Agropoli sarebbe attenzionata sempre in questo modo. Ma sicuramente è una cosa bellissima, spero che naturalmente questa non sia la prima e ultima volta, quindi va dato merito a chi ha organizzato e soprattutto all'amministrazione ha concesso questa possibilità. Come dire, sicuramente nella vita si può far meglio, sperando che la prossima volta possiamo fare ancora di più, meglio, o possono fare ancora di più. Noi saremo sicuramente vicini nel caso ce ne fosse bisogno, perché no? Perché questo ne va sicuramente di vantaggio per tutto il territorio di Agropoli, che come sapete benissimo già da molti anni si è molto sensibile naturalmente a tante iniziative e soprattutto con lo sport. Il sport sta vivendo un momento importante, è successo con noi con l'Agropoli, ma come sta ancora continuando col basket, il successo che è arrivato con l'altra squadra che ha donato a Velli, il nostro stesso basket, quindi io penso che veramente questa attenzione non fa nient'altro che aggiovare di più e creare sempre più entusiasmo. Anche l'Agropoli è stata insignita di un premio per una rivelazione di squadra solidale, un premio a tutte le iniziative che ha avuto lei nel corso dell'anno.